Ieri sera, presso la Sala Monfort, grande partecipazione da parte di cittadini e commercianti per la pubblica assemblea indetta dal comitato apartitico Rinascita Cittadina. Durante l'assemblea sono stati toccati vari punti, tra cui l'incremento della TARES. In relazione a questa, è stato distribuito ai cittadini il documento di notifica di accettazione condizionata, dove verranno chiesti i criteri con cui le tabelle sono state elaborate. Inoltre è stato discusso dell'inadempienza di alcuni servizi che la Tecnoservice dovrebbe dare da contratto. Concludendo, il comitato ha portato a conoscenza dei cittadini di aver mandato il 7 febbraio una lettera al prefetto per conoscenza della convocazione urgente che è stata chiesta al sindaco. In merito a tutto questo, il comitato insieme ai cittadini e ai commercianti organizzeranno una manifestazione entro la fine della settimana che avrà luogo per le vie principali di Ginosa per terminare in piazza Marconi sotto l'edificio comunale. Buonasera a tutti. Stasera ci siamo riuniti nell'ennesima riunione cittadina, c'è stata una bella partecipazione soprattutto anche di tante associazioni di categoria, dove abbiamo fatto il punto su tutto quello che riguardava la TARES e stiamo attuando dopo che abbiamo fatto anche una lettera al prefetto per conoscenza anche della convocazione che abbiamo chiesto d'urgenza al sindaco che ci ha negato, ci siamo rivolti al prefetto di cui stiamo in attesa di una sua risposta in questo merito. Stasera abbiamo chiuso con una documentazione data ai cittadini su propria responsabilità ovviamente e una notifica di accettazione dove il cittadino chiede al comune in che modo gli sono stati mandate queste tasse. In questo modo avremo la possibilità di capire meglio come sono state formulate da parte dell'ufficio preposto comunale. In merito stiamo attuando con tutte le associazioni di categoria una giornata di chiusura della nostra attività insieme alla cittadinanza, una manifestazione pacifica, ripeto, pacifica e non violenta, per farci ascoltare dall'amministrazione comunale, dal nostro sindaco. La data vi sarà data a tutta la cittadinanza in questi giorni. Grazie. In relazione alla TARES abbiamo deciso di intraprendere un'azione molto civile nei confronti del Comune che si concretizza in un documento che è chiamato notifica di accettazione condizionata. Che significa notifica? Noi chiediamo, diciamo innanzitutto al Comune che siamo disponibili ad accettare i pagamenti che ci richiede, a condizione che ci vengano dimostrate tutta una serie di cose, tra cui in particolare, e la richiesta è rivolta a chi ci scrive da parte del Comune, di dimostrare che sia conforme alla legge e di dimostrarci anche i criteri, notificarci i criteri con cui queste tabelle sono state elaborate. Ci sembra una richiesta estremamente civile, per questo la richiesta viene inviata per via raccomandata con ricevuta di ritorno e chiediamo anche che ci venga risposto a mezzo raccomandata. Per questo concediamo 15 giorni che non si negano a nessuno per la risposta e in mancanza di risposta per ora riterremo il debito nullo e estinto. Da parte vostra c'è la volontà di fare questa manifestazione pacifica? Sì.